Sia lodato Gesù Cristo. E ancora a tutti buon anno, buon 2020. Le letture di martedì 31 dicembre e di giovedì 2 gennaio, queste letture, la prima lettura della Messa tratta dalla prima lettera di San Giovanni, ci parlava in entrambi i casi dell'Anticristo, nominava proprio esplicitamente l'Anticristo. Giovanni afferma: figlioli, questa è l'ultima ora. Come avete udito che deve venire l'Anticristo, di fatto ora molti anticristi sono apparsi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. E ancora il giorno 2, ogni spirito che non riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. Questo è lo spirito dell'Anticristo che, come avete udito, deve venire, anzi ora è già nel mondo. Sono parole piuttosto forti, in parte anche un po' enigmatiche, ma che ci dicono due cose. Da quando Gesù è risorto, morto e risorto, fino al momento in cui ritornerà glorioso alla fine dei tempi, siamo nella cosiddetta ultima ora. E in questa ultima ora ci sono tante manifestazioni, ci sono state e ci sono tante manifestazioni dell'Anticristo. Non pensiamo soltanto ai regimi, regimi tremendi che nella storia ci sono stati, che hanno fatto tanto sangue, tanti morti e hanno seminato tanto dolore. Pensiamo soltanto al XX secolo, con il regime fascista, nazista, eccetera. Ma non dimentichiamo anche, perché una certa propaganda tace sempre su questo, che accanto ai 50 milioni di morti che sono stati fatti durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è stato poi il regime comunista, leninista e stalinista, che ha fatto addirittura 200 milioni di morti. Di questo ovviamente non parla nessuno, si sa, la propaganda lo impedisce. Anzi, la propaganda è talmente forte in questi tempi che, pensate, nell'ultima finanziaria che il nostro governo ha fatto, sono stati destinati 400.000 euro, perché nel 2021 in Italia si ricorderà i 100 anni dalla nascita del Partito Comunista Italiano e quindi i nostri soldi andranno per festeggiare la nascita 100 anni fa del Partito Comunista Italiano, che è stato il partito che ha fatto entrare aborto, eutanasia, matrimonio gay e ancora un sacco di altre cose come oggi vediamo. Ma non pensiamo solo a questo, perché Giovanni ci sottolinea un'altra cosa molto importante, estremamente importante, sulla quale forse abbiamo osservato poco finora. Dice Gesù: di fatto molti anticristi sono apparsi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Giovanni afferma cioè che molti anticristi sono usciti dalla comunità della fede. Dalla fede sono usciti gli anticristi. Sono usciti dalla comunità cristiana e si sono messi contro la comunità cristiana. E si sono messi contro l'insegnamento di Cristo, pur essendo dei nostri. Ma non erano dei nostri, perché se lo fossero stati, dice Giovanni, non se ne sarebbero andati e non si sarebbero messi contro la Chiesa, la comunità e tutto il resto. E allora questa osservazione ci porta a una frase di un messaggio di Gesù che non ha tanti anni, a dir la verità, è uno degli ultimi che Gesù ha dato a Renato qui in questi luoghi e che ci fa capire e ci conferma proprio ciò che Giovanni ha appena detto. In questo tempo, dice Gesù, la Chiesa del mondo è divenuta l'Anticristo, società che si è allontanata da Dio e dal mio Vangelo, contro chiesa di coloro che si sono iscritti nel mondo e non vogliono saperne della croce e della grazia e della preghiera. Ecco, queste sono parole molto chiare, che si capiscono chiarissimamente alla luce proprio della prima lettera di San Giovanni. C'è oggi una controchiesa, ci sono oggi persone che erano dei nostri, ma che sono usciti da noi e sono diventati una controchiesa iscritta nel mondo, che dà battaglia contro la Chiesa. E qual è il loro segnale di riconoscimento?
non ne vogliono sapere, non vogliono sentir parlare di croce, non vogliono sapere parlare di grazia e non vogliono sentir parlare di preghiera. Perché Gesù è venuto nel mondo? Per portarci la grazia portatrice di salvezza. Ma oggi si rifiuta la grazia e si dice che l'uomo può fare da solo. Che cosa è venuto a portare Gesù? È venuto per portare la croce e redimerci con la sua croce. Ma oggi si parla sempre del risorto. Noi siamo i risorti. Sapete che uno dei motivi per cui molti sacerdoti dicono che non bisogna inginocchiarsi neanche davanti al tabernacolo, l'altare, eccetera, eccetera, è perché dicono noi siamo i risorti e i risorti non si inginocchiano. Ma mi pare, non sono sicuro, ma mi pare che Gesù sia risorto dopo essere morto. Noi non siamo ancora morti, almeno io no, e quindi non siamo ancora risorti. Siamo destinati alla risurrezione, ma non siamo ancora i risorti. Tuttavia questo si dice per rifiutare la croce. Non parliamo di croce, non parliamo di sofferenza, parliamo solo di bene, delle cose belle e basta. E non ne vogliono sapere di preghiera. Oggi c'è una pastorale del fare questo, fare quell'altro, fare su, fare giù, fare un sacco di iniziative, ma si prega pochissimo, si prega poco, si aprono pochissimo i tabernacoli. Ecco, fratelli, allora vediamo che queste parole del Signore oggi ci stanno dicendo che cosa? Che anche in questa ora che noi stiamo vivendo, l'anticristo si sta manifestando. Si sta manifestando certo con potenze che sono fuori dalla Chiesa, ma anche con potenze che erano dei nostri, ma che sono usciti da noi e che oggi sono diventati una controchiesa. Ma c'è un altro aspetto. Dice ancora Gesù, opponetevi alla spirale di false dottrine che ogni giorno avanzano inesorabilmente, vuota scienza e cieca opera di superbia umana. Tutto questo, cioè questa spirale di false dottrine, tutto questo è l'anticristo vivente che si oppone a me, Cristo, e alla mia Chiesa. Le false dottrine, carissimi, false dottrine che naturalmente non vengono sbandierate come tali. Nessuno viene a dirti questa è una falsa dottrina. Tutti ti parlano di una dottrina pur falsa ma che sembra vera. Te la mettono bene come se fosse vera, ma poi se tu vai a fondo scopri che vera non è. Vogliamo vedere dei segni anticristici? Perché sono questa falsa dottrina, perché certe affermazioni partono proprio da una falsa dottrina, da concetti falsi. Pensate ad esempio un paio d'anni fa, mi pare, un vescovo italiano che oggi ha fatto una certa carriera, si trova anche a un certo vertice della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, e parlando ai giovani ha detto: la città di Sodoma, grazie alle preghiere di Abramo, è stata salvata. La città di Sodoma è stata salvata grazie alle preghiere di Abramo. Ed è interessante perché questo monsignore, che in un certo senso mi garantisce che ciò che è scritto nel Vangelo non è vero, che lui ha la ragione, non il Vangelo, è proprio interessante perché il Vangelo, capitolo 17 di Luca, versetto 29, afferma: è scritto che nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece perire tutti, e li fece perire tutti, perché Sodoma e Gomorra furono distrutte dal fuoco che cadde dal cielo. Ma questo monsignore ci garantisce che non è vero, che Sodoma fu salvata grazie alle preghiere di Abramo. Ma d'altra parte anche il Vangelo quale credibilità può avere oggi? Siamo sicuri che nel Vangelo è tutto vero quello che si dice? Oppure c'è qualcosa che non va? C'è qualcosa che non è del tutto corretto e che va interpretato a modo nostro? Ecco, tutto sommato il capo attuale dei gesuiti ci ha detto anche questo. Il certo padre Arturo Sosa, quando gli chiesero: ma Gesù vieta il divorzio? Gesù vieta che ci risposi, eccetera, eccetera? E padre Sosa, l'abbiamo sentito altre volte, padre Sosa rispose: sapete, bisogna contestualizzare quello che Gesù ha detto, perché sapete, testuali parole, non è detto che i Vangeli siano credibili fino in fondo, perché a quel tempo non c'erano i registratori. Non sappiamo di sicuro cosa ha detto il Signore. È interessantissima questa frase, sapete perché? Perché queste affermazioni negano che Gesù è venuto nella carne. In che senso, direte voi? Nel senso che negano il suo insegnamento,
negano che lo Spirito Santo non soltanto è Dio, ma che ha guidato la Chiesa nella verità fino ai giorni nostri. Tutto questo viene negato oggi, facendo queste affermazioni, negato completamente. E negando queste cose, lasciando tutta una serie di dubbi, eccetera, eccetera, che cosa si fa in fondo, se non negare che Cristo è venuto nella carne, che Cristo è venuto nella storia e che nella storia Lui ha detto questo, 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 questo. E sapete perché si vuole arrivare a tanto? Perché è chiaro, la eresia moderna, che si chiama neomodernismo, che è un po' il quarcevo di tutte le eresie che ci sono state nella storia, odia il fatto, non vuole confrontarsi col Gesù storico, perché se io mi confronto con l'oggettività del Gesù storico, di quello che Gesù ha detto effettivamente e che lo Spirito Santo ha portato fino a noi attraverso gli Evangeli e il Magistero Solenne della Chiesa, non posso più dire secondo me, piace a me così, così mi va bene, ma devo dire secondo Gesù io devo fare così, 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 non si può più. È quello il punto, è quella oggi la manifestazione subdola dell'anticristo moderno, chiamiamolo moderno ma è sempre lui poi, alla fin fine. E che dire di un altro grande padre, grande, grande perché mediaticamente fatto grande, padre James Martin, il quale ha affermato in maniera molto chiara e più di una volta che non c'è differenza in fondo tra rapporto eterosessuale e omosessuale, perché l'omosessualità è congenita e irreversibile e come tale, se è tale, essere omosessuali è una scelta giusta. Quindi la Chiesa chieda scusa agli omosessuali, a tutti gli omosessuali. Questo è un sacerdote che è lanciato anche abbastanza nella carriera, sembra. Ma d'altra parte non stupiamoci perché non è un caso isolato. I vescovi tedeschi hanno dichiarato la stessa identica cosa un mese fa. Hanno dichiarato che eterosessualità e omosessualità non sono differenti, sono la stessa cosa, sono scelte diverse, ma hanno la stessa dignità. Anche in questo caso allora non soltanto stiamo rovesciando la dottrina, ma stiamo negando Gesù venuto nella carne. E quando si nega Gesù, si nega anche il Padre, perché si dice in maniera molto chiara quello che tu hai detto, quello che tu hai insegnato non è vero. Noi sappiamo interpretare meglio. Ma l'ultima è quella che ha scritto, il libro che ha scritto la Pontificia Accademia Biblica, l'ultima, è stata scritta proprio nel mese di dicembre appena passato, si tratta di 3 settimane fa. È uscito un libro intitolato Che cosa è l'uomo? Neanche chi è l'uomo, che cosa è l'uomo? E a un certo punto questo libro della Pontificia Accademia Biblica, quindi Pontificia Accademia Biblica, dice in maniera molto chiara: non crederete ancora che Sodoma e Gomorra, torniamo a Sodoma e Gomorra, siano state distrutte perché si praticava l'omosessualità? La realtà è che Sodoma e Gomorra, i cittadini di Sodoma e Gomorra, erano contrari alla ospitalità, non ospitavano gli stranieri, non accoglievano gli stranieri. Per quello sono stati distrutti, insomma in un certo senso a Sodoma c'erano i porti chiusi, avete capito? Non si poteva entrare, non erano accettati gli immigrati a Sodoma e Gomorra. Per quello Sodoma e Gomorra è stata distrutta. Carissimi, oggi i segni anticristici sono presenti tutti, tutti quanti sono presenti. E sono quelli che erano con noi ma sono usciti da noi e si sono messi a parlare in questa direzione, in questo modo, per la quale dobbiamo stare molto attenti. Ed ecco allora che Gesù ci fa capire dove si mira, che cosa si vuole portare. Nell'ora della mia grazia straordinaria ho già parlato molte volte dell'anticristo. Ora siate più attenti a quanto vi dico. Superbi ed eretici parlano continuamente di una religione senza soprannaturalità, senza miracoli, senza preghiera. Essi parlano dell'uomo e non più di Dio. Ecco che cosa, dove si sta arrivando. A parlare dell'uomo, non di Dio. Dell'uomo si parla. Allora anche la religione, anche i miracoli di Gesù stanno diventando tutto normale, stanno diventando tutto con una spiegazione umana. Tutto è spiegabile umanamente. Famosa, arcifamosa, perché l'ho sentita da più fasi, da più fonti, il Vangelo della moltiplicazione dei pani. Non è vero che Gesù ha moltiplicato pani e pesci. Ognuno aveva almeno un pezzettino di pane nella sporta e l'ha divisa con gli altri.
Ecco, tutti hanno mangiato, perché tutti avevano, non c'è stato niente di soprannaturale. E tutto è così, oggi tutto è così, senza contare che quando viene fuori la cosiddetta frase, sentita anche stamattina, Maria meditava tutto nel suo cuore, la risposta qual è? Umana. E Maria non capiva niente del mistero di Cristo, non capiva niente, ma l'angelo che cosa le ha annunciato allora? Allora neanche l'angelo è apparso. Vedete, da una cosa si passa a un'altra cosa. Tutto è spiegato umanamente, la Madonna non capiva niente. Forse la Madonna si sarà chiesta in che modo Gesù avrebbe redento il mondo? Forse. Ma come poteva non capire quello che stava avvenendo, avendo concepito virginalmente, avendo concepito per opera dello Spirito Santo, avendo avuto un angelo che le ha annunciato quale sarebbe stato il suo destino, essendo l'Immacolata Concezione? Ma vi pare logico dire questo? Allora le cose sono due. O il Vangelo è tutto sbagliato, come dice padre Sosa, non c'erano i registratori, chi lo sa cosa è vero, cosa non è vero, diciamo noi, uomini di questo ventunesimo secolo, cos'è la verità. Diciamo noi cosa Dio ha detto e cosa Dio deve dire e cosa non deve dire. Siamo noi che decidiamo questo. A questi punti stiamo arrivando oggi. Non tutti, sia chiaro, non fraintendetemi, io non sto dicendo anche i nomi che ho fatto che questi sono anticristi. Io non sto dicendo questo. Io sto dicendo che la cultura che si porta avanti è una cultura che nega Gesù venuto nella carne, che quindi è una cultura anticristica. E non per tutti, sia chiaro. Ma tanti ragionano così. E allora Gesù ci dice: siate attenti, siate più attenti a quanto vi dico, perché oggi l'uomo vuol mettersi al posto di Dio. È questo il concetto. L'uomo vuol mettersi al posto di Dio, vuole essere Dio lui stesso che decide cosa è bene, cosa è male. E allora ci viene molto più chiaro quanto il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma al numero 675, Catechismo della Chiesa Cattolica. Prima della venuta di Cristo, la Chiesa deve passare attraverso una prova finale che scuoterà la fede di molti credenti, e oggi la fede è scossa in tantissimi credenti. Sotto la forma, verrà questa prova finale, sotto la forma di una impostura religiosa che offre agli uomini una soluzione apparente ai loro problemi, al prezzo però dell'apostasia dalla verità, che è Cristo. La massima impostura religiosa è quella dell'anticristo, cioè di un messianismo in cui l'uomo glorifica se stesso al posto di Dio e del suo Messia, venuto nella carne. Ecco la prova finale, questa impostura religiosa dove l'uomo glorifica se stesso al posto di Dio e del suo Messia, fino, come dice il profeta Daniele, a sedere sul trono santo di Dio, al posto di Dio. Ecco, fratelli, allora ci vengono, perché alla fine, di fronte a tutto questo, la domanda è: ma allora cosa dobbiamo fare noi? Beh, certo, stare attenti, stare molto attenti. Da tempo diciamo, da mesi diciamo, da anni diciamo che bisogna stare fedeli alla verità di sempre, che bisogna stare fedeli al Catechismo della Chiesa Cattolica. E allora concludo con le parole della Regina dell'Amore, che proprio il 2 febbraio del 92 parlava della venuta dell'Anticristo, l'unico messaggio in cui lei nomina l'Anticristo, e dice: possiate voi conoscere, insieme con tutti i figli di Dio, che è venuto il tempo dell'Anticristo, ove prevale la vuota scienza dei falsi profeti e la cieca opera della loro superbia. E il superbo, sapete, si mette sempre anche al posto di Dio se può. Siatemi vicini, cosa dobbiamo fare noi? Siatemi vicini, obbedendo seriamente con tutta la vostra volontà a Gesù. Non ci sia in voi indifferenza. Ora nulla è più importante e grande della vostra responsabilità di chiamati. Onoratemi e fate onorare questa mia immagine benedetta. Vi accolgo tutti nel mio cuore di mamma e vi benedico. Fratelli, i tempi che abbiamo davanti manifesteranno sempre di più questa cultura anticristica, sempre di più questo tempo anticristico, ma non dobbiamo aver paura, anzi, quando succederanno queste cose, alzate il vostro capo perché la vostra liberazione è vicina, deve esserci questa manifestazione, ma l'importante è che noi stiamo dalla parte giusta,
restiamo fedeli a ciò che la Chiesa ha sempre insegnato di fronte alle false verità e abbiamo il coraggio della verità anche di fronte ai regimi di questa terra che in un modo o nell'altro nella storia si sono sempre accavallati per distruggere la Chiesa, per distruggere la famiglia, per distruggere la vita, ma sempre sono stati anche sconfitti. Anzi, stavolta, visto che l'Anticristo è particolarmente scatenato anche all'interno del Tempio Santo di Dio, non vi preoccupate, vuol dire che la vittoria del Signore questa volta sarà la più grande di tutte, la più grande che mai ci sia stata. Ecco il trionfo del cuore immacolato di Maria. Allora all'inizio di questo nuovo anno cerchiamo di farci un impegno, di non tradire questa chiamata, perché nulla oggi è più forte, più importante della nostra responsabilità di battezzati, cresimati, chiamati e di consacrati al cuore immacolato di Maria, che devono, senza ferire nessuno, senza attaccare nessuno, senza giudicare nessuno, ma devono stare fermi in quello che il Signore ci ha sempre insegnato, di quello che la Madonna ha ribadito con tutti i suoi messaggi. Sia lodato Gesù Cristo. E concludiamo questa nostra prima Via Crucis del 2020 pregando proprio la Madonna, colei che sconfiggerà ogni cultura anticristica, ogni forma anticristiana, ogni controchiesa, ogni eresia. E il diavolo questo lo sa molto bene, che sarà schiacciato proprio da lei. E allora facciamo nostre queste parole che rivolgiamo alla Madonna, ricordando anche tutti coloro che con la loro sofferenza donata, con i loro problemi, con le loro difficoltà, stanno sostenendo l'opera di Dio, perché l'opera di Dio viene sostenuta sì dalla preghiera di tutti, ma anche da tante sofferenze di persone che, come si dice sempre all'inizio, magari qui non vengono neanche più, ma sono sempre col cuore qui e offrono continuamente, vicine e lontane, e offrono questo loro male, queste loro sofferenze, queste loro malattie per il buon esito e per la vittoria dell'opera dell'amore, della vittoria dell'opera voluta dalla Madonna e per il trionfo di Maria. Preghiamo anche per loro e diciamo grazie perché ci stanno sostenendo con la loro carità, con la carità anche di questo soffrire. Maria, Regina del mondo, guarda a noi con intenso amore. Ora più che mai ne abbiamo bisogno. La terra che tu stessa hai conosciuto è piena di tristezze. Proteggi coloro che, turbati dalle difficoltà o avviliti dalla sofferenza, sono presi da sfiducia e da disperazione. A coloro a cui sembra che tutto vada male, dona conforto. Suscita in loro la nostalgia di Dio e la fede nel suo infinito potere di soccorso. Volgi il tuo sguardo a coloro che non sanno farsi amare, che la gente non ama più. Consola coloro a cui la morte o l'incomprensione ha strappato gli ultimi amici e si sentono terribilmente soli. Abbi pietà delle mamme che piangono i loro bimbi perduti o ribelli o infelici. Abbi pietà di quanti non hanno ancora lavoro e sono nell'impossibilità di dare ai loro figli pane e serenità. Guarda benigno coloro che, illudendosi di aver raggiunto quaggiù lo scopo della vita, ti hanno dimenticata. Sii vicina a coloro a cui Dio ha elargito tanti doni, perché non li sciupino in cose inutili e vane, ma con essi facciano felici coloro che ne sono sprovvisti. Aiutaci finalmente ad amare tutti, specialmente coloro che non ci amano. Maria, Madre di tutti, ti chiediamo per il mondo intero speranza, pace, amore e anzitutto aumento di fede nel tuo Figlio Gesù, poiché Lui solo è nostra via, verità e vita. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento contro la perfide e le insidie del diavolo, sii nostro presidio. Ti chiediamo, supplichevoli, che Dio lo abbia a vincere. E tu, principe delle milizie celesti, con la potenza di Dio rinchiudi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo per rovinare le anime, così sia. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
prima della benedizione del sacerdote, ricordo che il 1 febbraio è il primo sabato del mese, il 2 febbraio, domenica 2 febbraio, prima domenica del mese di febbraio, giornata per la vita, si svolgerà anche quest'anno a Vicenza la marcia per la vita, partendo dalle ore 3 davanti alla stazione ferroviaria e terminando circa le 4:30 davanti a piazzale Matteotti, quindi si passa per Corso Palladio come si è sempre fatto tranne l'anno scorso. Ecco, quindi ricordo anche questo appuntamento e accogliamo allora la benedizione del sacerdote. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione della Beata Vergine Maria Regina dell'Amore, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, o Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre lodato. E ancora buon anno a tutti.